Priscilla Salerno, all'anagrafe Fortunata Ciaco, nome noto tra le pornoattrici, ha deciso di fare politica seriamente come ha svelato parlando dei suoi obiettivi. L'attrice hard di origini campane ha spiegato la sua decisione di mettersi pienamente in gioco in politica, dopo aver fatto per anni le sue esperienze sul campo evitando paragoni con le sue colleghe, che hanno fatto la stessa scelta. La pornostar ha comunicato ai media la decisione di candidarsi alla presidenza della Regione Lombardia, lanciando la sfida a delle teste di serie, Attilio Fontana, Letizia Moratti e Pierfrancesco Maiorino. Priscilla Salerno ha annunciato così la sua scelta: fino a oggi ho fatto l'attrice hard imprenditrice. Non è che mi viene in mente all'improvviso di candidarmi, è una scelta ponderata. Sono ormai 6 mesi che l'avevamo deciso con il nuovo PSI e adesso ufficializziamo la candidatura. Ho delle idee concrete, ho delle proposte serie per la Lombardia. Intanto sono un'imprenditrice prima di ogni cosa, poi che ho scelto un lavoro particolare. Solo in Italia questo lavoro è particolare, in America una panettiera è uguale a un'attrice hard, basta che paga le tasse. Priscilla Salerno, diva dei film per adulti, scende in campo in politica esponendo poi il suo programma politico e spiegando come è nata in lei questa predisposizione per la politica. Priscilla Salerno ha reso noto: io sono cattolica. Mi sento socialista a tutti gli effetti. È un partito che non ha pregiudizi, dà meriti a chi deve averne. Bettino Craxi sarebbe fiero di me. Non è una provocazione, sono in politica da 6 anni, nel sociale combatto per i diritti delle donne. Voglio una legge che permetta alle donne di essere tutelate veramente. Intervistata da Tele Lombardia, Priscilla Salerno non si è tirata indietro nell'elencare cosa vorrebbe fare per la Regione Lombardia. Ci sono tante cose da cambiare, la delinquenza, le infrastrutture, migliorare il welfare, la sanità, il turismo. Questi politici che abbiamo oggi prendono le metropolitane? Io prendo la metro, non ho autista, ho problemi a trovare parcheggio, faccio ticket per ospedale, vado al parco e ho paura dei borseggiatori. Leggi anche: Emmanuel Macron finisce nei guai, indagato per finanziamento illecito. La Salerno ha poi avuto parole di apprezzamento per la Moratti, ma non per Cicciolina, lasciando intendere qual è il suo modello di politica. Mi piacerebbe molto confrontarmi con Letizia Moratti perché sicuramente imparerei qualcosa in più. Una pornostar che vuole fare la presidente della Lombardia sembra un assurdo? Non è un assurdo. Cicciolina fu una provocazione riuscita anche bene con i radicali. Ed è stata votata dal popolo. Leggi anche: cena di pesce per 4 persone a 508 euro. Lo scontrino diventa virale.